Qui cominciano i processi. Versetto 53. Portarono Gesù alla casa del sommo sacerdote e là si riunirono i capi dei sacerdoti, i maestri della legge e le altre autorità. Oh, Marco continua a ripetere, non manca nessuno, non è una tranche del Sinedrio, che sono gli ultramontanisti, i più settari, i più cocciuti, i più fanatici. No, no, yetuch. È una scelta condivisa da tutti. Anche se è notte, non fanno problema. Pietro lo seguiva da lontano. E sta lontano, Asen. Però cosa fa? Anche se da lontano, quando Gesù viene portato nella casa del sommo sacerdote, entra anche lui nel cortile. E niente questo, andò a sedersi in mezzo ai servi che si scaldavano vicino al fuoco. Fa freddo, Lagerfeuer in peace. Forse avrà pensato, tanta gente, chi ci bada a me? Forse che mi ha pensato, che tanta gente sì, ma nessuno estraneo uno all'altro, erano i servi del sacerdote, quindi si conosceva. Lui non era uno di loro, era un corpo estraneo. Poteva immaginarsi di restare anonimo? Un po' difficile, eh? È vero o no? A pensarci bene, appena, 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 come sempre, prima il fa e dopo il pensa, sempre. Intanto i capi dei sacerdoti e gli altri del tribunale cercavano un'accusa contro Gesù per poterlo condannare a morte. Che lui debba essere condannato a morte, l'hanno già deciso prima ancora di cominciare a cercarlo quella notte. Quindi perché cercare dei testimoni che lo accusino? Perché vogliono fare le cose in modo legale, possono poter dire un domani: noi eravamo interessati a riconoscere la verità nella sua pienezza, abbiamo fatto tutto il possibile per poter venire a capo di quella. Formalmente il processo è perfetto, anche se loro la sentenza sanno già quale sarà, e l'hanno già decisa prima ancora di cominciare. Importante, cosa si dice oggi? Importante è salvare la forma. Importante conservare l'immagine. E Trump, è vero, è importante anche questo. E il proprio che è la roba più importante. Dovrebbe esserci qualcosa di più importante di questo per chi crede in certe cose in particolare. La verità, la giustizia, l'onestà. È vero o no? Per dire come, insomma, la società dell'immagine non è nata oggi, né, o né ieri né l'altro ieri. Lei c'è come il cucù. Cercavano un'accusa contro Gesù per poterlo condannare a morte, ma non la trovavano, perché molte persone portavano false accuse contro Gesù, ma dicevano uno il contrario dell'altro. Forse convinti, è così plateale il fatto che noi sappiamo che lui è un pericolo, che non sarà difficile trovare qualcuno che viene e testimonia. Infatti i testimoni si erano presentati loro, però giudice una roba, giudice l'altra, per cui non si riesce a. Strano, ma può succedere. La troppa sicurezza può portare a questo. Infine si alzarono alcuni con un'altra accusa falsa. Attenti a questa accusa. Noi l'abbiamo sentito dire: io distruggerò questo tempio fatto dagli uomini e in 3 giorni ne ricostruirò un altro non fatto dagli uomini. Questa accusa è vera o falsa? È vera ma falsa? Falsa perché è sottointeso che è lui come per il tempio, non il tempio. Lui intendeva quello, però lui non ha detto quello. Lui ha detto: voi distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo ricostituirò. Magga mia, di come? Facilmente, riflettendoci poi, a distanza di qualche tempo, riflettendoci loro, avevano capito di cosa parlava, cosa poteva intendere. Però mettono in bocca a lui parole che non ha. Lui la frase l'ha detta, ma non così. Quindi per sé è falso. Ma anche su questo punto, quelli che parlavano non erano d'accordo del tutto tra di loro. Insomma, in questo senso, sotto questo aspetto, il tribunale ebraico, che ci teneva tanto alla forma, che fosse perfetta, che fosse completa, inappellabile, fa acqua. E allora arriva il Deus ex machina che risolve il problema. Allora si alzò il sommo sacerdote e interrogò Gesù. Non rispondi nulla. Che cosa sono queste accuse contro di te?
Ma Gesù rimaneva zitto e non rispondeva nulla. Il sommo sacerdote gli fece ancora una domanda: sei tu il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio, benedetto? Vi sembra possibile che abbia detto sei tu il Messia, il Cristo? Questa è un'aggiunta che fa Marco, perché prima utilizza la parola ebraica, Messia, poi la traduce in greco, perché Marco non è sicuro che chi lo ascolta, chi legge il suo Vangelo, sa chi è il Messia, cosa vuol dire la parola Messia, perché la parola Messia è una parola ebraica. E allora la traduce in greco, Canida Capiatois, Cristo. Cosa vuol dire Cristo? Unto. Abadois, la parola che si grasera. Brava, punto. Il Figlio di Dio, benedetto. E Gesù risponde, a questo punto non ha più problemi di essere frainteso. Tanto ci teneva agli inizi a tenere segreto il suo essere Messia per evitare di essere coinvolto in progetti che non lo riguardavano. Adesso proprio gli viene spontaneo dire pane al pane e vino al vino. Sì, sono io. E poi aggiunge, e voi vedrete il Figlio dell'uomo seduto accanto a Dio Onnipotente. Egli verrà tra le nubi del cielo. E qui utilizza con il termine Figlio dell'uomo, quale profeta? Daniele. Con seduto alla destra dell'Onnipotente, a chi si riferisce? Il Salmo 110. Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io pongo i tuoi nemici nel gabello dei tuoi piedi. Solo che il riferimento è al Salmo. La situazione concreta è l'opposto di quel che dice il Salmo. Il Salmo dice che il Dio dirà al Messia, al suo Signore, il Messia, tu siediti che io ti metto tutti i nemici sotto i piedi. Che vi sarebbe lui che è sotto i piedi io dei suoi nemici? La situazione è capovolta. E per di più aggiunge la terza riga, a chi si riferisce? Egli verrà tra le nubi del cielo, sempre al profeta Daniele. Però anche là è una visione di potenza, invece la sua è una realtà di debolezza. Ecco, uno dei motivi per cui il sumo sacerdote non può accettare la risposta. Fa a pugni con la realtà che sta vivendo, da una parte. E dall'altra, soprattutto, c'è quel io sono figlio di Dio, che lui accetta, io sono, che per un ebreo è una bestemmia. Perché Dio nella Bibbia, nell'Antico Testamento, com'è che si rivela a Dio? Io sono. E quando qualcuno ti chiederà chi è il Dio che ti manda, di io sono mi manda a voi. Yahweh, Yehovah, no? Mi manda a voi. Adonai, dicono gli ebrei, mi manda a voi. Secondo Gesù, Dio è io sono o Kudi? Kudi, cosa vuol dire Kudi? Qualcosa d'altro. Pescarmi qualcosa d'altro. Cioè, Gesù dice che Dio è uno, ma questo uno è noi siamo. Io e il Padre siamo uno, lo Spirito unisce il Padre e il Figlio, e i tre sono uno. Quello io sono in realtà nella sua vita intima, profonda, è noi siamo. Se non fosse così non potrebbe dichiararsi figlio di Dio e non bestemmiare. Queste cose ve lo sapete, perché noi crediamo in un Dio uno in tre persone, giusto? Quindi io sono e noi siamo. È la grossa novità a livello di Dio che ha portato Gesù, come consapevolezza nostra. Lui è lui, ma il suo essere lui è un noi siamo. Sono tre che si incontrano, sono talmente uniti da formare uno, mai a tre. A me era piaciuta molto la formula trovata da Tonino Bello, ve lo ricordate? Qualcuno di voi l'ha sentito nominare, no? Tonino Bello, quel vescovo famoso del sud di Molfetta, no? Molfetta di Bari. Diceva, noi diciamo sempre che
il Dio, così come se lo rivela Gesù, è il Padre più il Figlio più lo Spirito, Spirito Santo. Ma ne farò G o tre? E fuori tre per sé. Lui dice, perché non diciamo invece che forse è anche più giusto sul piano biblico e teologico? Il Padre, che è tutto per il Figlio, che è tutto per lo Spirito. Uno per uno per uno uguale a? Uno. Sono formulazioni verbali, però non è sbagliata, eh? La Trinità non è la somma di uno più uno più uno, è di tre che sono totalmente uno, diciamo, fatto per l'altro. È più giusto che dire tre persone. Sono comunque tre persone, tre realtà, tre esseri personali. Cioè, nel senso che sono dei tu per noi. Sono degli io davanti ad altri tu, e sono dei tu per gli altri io. E così per noi. Noi possiamo dire padre non a un qualcosa, ma a un qualcuno. Figlio, Gesù, non a qualcosa, ma a qualcuno. Lo Spirito è qualcuno, non è qualcosa. Persona vuol dire quello. Che la parola persona traduce, persona latina, traduce il greco prosopon. E cos'è il prosopon? È il volto. E il volto della persona cosa dice? È la sua parte con la quale si rapporta agli altri. O no? Beh, in italiano non è corretto. In italiano usa le parole che può. Il volto dice un essere che è capace di rapportarsi, di relazione, capace di relazione con l'altro. È un io che incontra un altro io che diventa tu per lui e viceversa. Questo è il significato, ecco. Dopo sono sempre parole umane fatte per descrivere qualcosa che non è essere umano, è vero o no? Qualcosa di più. Quindi sempre da prendere con le pinze. Infatti, come si dice di solito in teologia, tutto quel che diciamo di Dio, ammesso che sia tutto vero, è tutto falso. Perché applica a Dio concetti e parole che non sono fatti per Lui, sono fatte per noi. Quindi sappiamo che abbiamo il nostro limite, ecco. Però nel nostro limite cerchiamo di capirci perlomeno. Chiaro su questo? Mi sembra pesante leggere così un po' tutto quanto, però penso almeno una volta in vita si può farlo, no? Con calma. Allora, a quel punto, davanti a quella affermazione chiara, così contrastante con la realtà che stanno vivendo, ma detta con tranquillità, allora il sommo sacerdote, scandalizzato, si strappò la veste. Oh, notate, non è che avevano soldi da buttare via i vestiti, da buttare nel cestino tranquillamente. Stracciarsi le vesti non vuol dire spaccare il vestito, né? Loro avevano una frangetta vicino alla spalla, strappavano quella, era un segno proprio che erano proprio davanti a qualcosa di grave. Comunque si stracciò la veste e disse: non c'è più bisogno di testimoni ormai, abbiamo superato l'incaglio. Ci siamo incagliati sui testimoni, ma ormai non servono neanche più. Perché? Avete sentito le sue bestemmie? Qual è il vostro parere? E tutti decisero che Gesù doveva essere condannato a morte. Avevano già deciso, non fanno che confermare la decisione presa. Alcuni dei presenti cominciarono a sputargli addosso, gli coprivano la faccia, perché nell'essere condannato perde tutti i diritti, potremmo dire noi con il nostro linguaggio di oggi. Quindi ti puoi divertire a fargli quel che vuoi. Gli coprivano la faccia, poi gli davano pugni e gli dicevano: indovina chi è stato. Anche le guardie lo prendevano a schiaffi. Per di più, un uomo che era ritenuto da tanti così importante, così bravo, e averlo lì a disposizione e poi farci quel che vuoi senza dover rispondere di niente a nessuno, non è poco, eh. Carta bianca.